Buonasera a tutti amici di Zingarello. Allora, siamo nel mio canale come al solito e siamo sempre sull'Usina Map. Allora, ragazzi, oggi mi stavo portando avanti con un po' di robe perché comunque, come sapete, io quando non faccio i video vado avanti lo stesso. Allora, intanto volevo dare un'occhiata al frutteto. Come vedete, ragazzi, manca il concime solido e dovremmo dare anche una. Però vedo che qua ce ne abbiamo ancora. Vedo che qua ancora qualcosina abbiamo. Comunque poi faremo un salto anche a vedere. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Ah, gli alberi degli olivi gialli? È da quando, ragazzi? Questa mi è nuova. Questa qua mi è nuova, l'ho scoperta adesso, ragazzi. Gli alberi degli olivi gialli, come se ci fosse la season. Sembrerebbe quasi una sorta di season, ragazzi. Vabbè, ogni tanto ne scopro qualcuna nuova. Niente, comunque andiamo avanti perché insomma c'ho un po' di roba in ballo. Allora, intanto sto facendo una missione in un campo bello grosso, ragazzi, che adesso andremo a vedere. Poi mi sono affittato una seminatrice perché sto incominciando a sistemare qualche campetto mio per far sì che iniziamo a fare le provviste per gli animali. Perché c'è stato un amico che mi ha scritto in un commento, mi ha detto: Marcello, non stare a comprare la roba dal silos, converrebbe farlo con i prodotti naturali. Sì, pienamente d'accordo con te, il discorso che io ho appena iniziato, questa mappa l'ho aperta da poco, purtroppo non c'ho niente, non c'ho veramente niente, sono stato costretto a mettere il silos e momentaneamente a comprare le robe. Ragazzi, c'ho quasi mezzo milione di debito, non vi dico balle, ve lo faccio vedere. Guardate qua, no, dov'è? Guardate qua, 440.000 euro di debito. Ragazzi, è chiaro, ho appena iniziato e ancora non c'ho niente, sto cercando di organizzarmi un attimino la fattoria, perché come vi avevo detto nei primi gameplay che ho fatto, questa andrò a farla solo con gli animali e facendo il conto terzi, ossia lavorando per gli altri contadini. È chiaro che uno o due campetti me li sono tenuti, gli altri li ho venduti tutti, per il semplice fatto che devo fare, come mi ha consigliato qualcuno, devo fare le provviste per gli animali, è quello che sto facendo. Nel frattempo però andiamo avanti a fare anche le missioni, perché ragazzi ci servono i soldini, siamo a quota 54.000 euro, come avete visto devo rendere quasi 500.000 euro. Ok, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti. Allora, intanto mi scarrello un attimo, ragazzi, perché così andiamo sul campo della missione. Eccoci qua. Allora, campo della missione, siamo qua. La missione ho fatto questa, ragazzi, vi lascio vedere, vedete? Campo 50, mietitura, parliamo di 22.000 euro. E siamo al 59%. Sì, tanta roba, però ragazzi, lo faccio, intanto lo sto facendo con i mezzi miei, come vedete, tutta roba mia. In modo che così non ci scalano neanche i soldi affitto dei macchinari e pian pianino diciamo allora la metà del campo me lo sono sparato io da solo e adesso ho messo l'operaio perché così mi porta avanti a fare anche le altre cose. Intanto scarichiamo un attimino la trebbia così gli diamo la possibilità di andare avanti e poi ci portiamo nel nostro campo e andiamo avanti a fare anche l'altro lavoro, ragazzi. Tanto qua spegniamo un attimo, nel frattempo che tanto non penso che lo scarichi tutto, che lo riempa tutto, pardon, ragazzi. E insomma, allora diciamo questo, che partendo così non è facile. C'è tanto lavoro dietro, i guadagni in pratica sono solo dalle missioni momentaneamente, poi una volta che partono gli animali incomincerò a vendere la lana, a vendere il latte, insomma a vendere le uova e tutto quanto, incominceremo a fare i primi guadagni, però per il momento ragazzi è così. Ok, la trebbia scaricata, ripartita, noi ci scarrelliamo nel nostro trattore, eccoci qua. Allora ragazzi, ultimamente mi sono comprato questo case, il case 7250 e 261 cavalli. Ragazzi, ho preso un trattore con un po' di cavalli perché insomma i campi dell'Usina Map, lo sapete anche voi, non sono piccolini e qua lavorare con attrezzature di 3 metri ci faccio ben poco. Di conseguenza ho dovuto comprare un trattore con un po' di cavalli in modo che perlomeno stiamo intorno ai 6 metri, usiamo macchinari che lavorano intorno ai 6 metri, dai.
non è tantissimo, però almeno una via di mezzo. Dunque ho detto, per tirare macchinari di 6 metri, la stessa seminatrice che ci ho attaccata dietro, parliamo di 180 cavalli, ragazzi, se vado con il Fiat Tag, lo sapete anche voi, massimo sono 130 cavalli, non ci faccio niente. Allora cosa ho fatto? Ho venduto il trattore tedesco che vi andrò a mostrare, che sarebbe questo, ragazzi, adesso ve lo mostro subito. Ho venduto questo qua, eccoci qua, ragazzi, questo, io ho venduto questo trattore qua. Che aveva 245 cavalli, però ragazzi, questo sì, è bello tutto quanto, però c'ha una manovra di sterzo che lascia un po' in desiderare, nel senso che per fare manovra devo fare 7-8 manovre. Purtroppo è un trattore che non ha sterzo. E allora ho detto, vabbè, lo versiamo, sacrifichiamo questo, prendo il case che è un attimino, intanto c'ha qualche cavallo più e poi riesco a manovrarlo un attimino meglio. Ok, perfetto, questo ci tenevo a dirvelo, io salgo sul trattore e andiamo in campo, ragazzi. Ok. Allora, ragazzi, io mi sono arato il campo, adesso vi faccio vedere, mi sono arato il campo e adesso, siccome va fertilizzato tutto, invece di usare la classica fertilizzazione, sia fertilizzante chimico o fertilizzante normale, sia delle bestie o liquame, come lo vogliamo chiamare, voglio tornare un po' indietro, come si faceva una volta, e usare un po' il rapano olifero, ragazzi, che è un fertilizzante lo stesso, sotto forma di piantina. Molti di voi lo conoscono, molti di voi magari non lo conoscono, però ve lo spiego. Sotto forma di piantina va seminato, è un fertilizzante che va seminato, si aspetta che cresce, una volta che è cresciuto passiamo sopra o con la stessa seminatrice come ce l'ho io, perché questa fa anche da coltivatore, è una combinata, ragazzi, questa è una seminatrice con il coltivatore, in pratica può fare l'uno e l'altro, passiamo sopra e già con il rapano olifero possiamo fertilizzare, poi ci sarà la seconda fertilizzazione per arrivare al 100%. Qui l'abbiamo già, l'ho già sistemata, la dispieghiamo e iniziamo a mettere il nostro rafano, ragazzi. Accendo, l'abbasso un attimo, ok. Ragazzi, parto. Aia, vabbè. Ok. Come vedete la tira abbastanza bene, perché insomma mi sembra che per questa servono 180 cavalli, non tanta roba, ragazzi. E qui abbiamo un trattorino che ne ha 260, perciò voglio dire, lo tira abbastanza tranquillo. Sì, voglio riprendere, c'è stata qualche edizione, forse qua no, forse nel 17, dove usavo il rafano olifero, però lo voglio un po' riprendere, ragazzi, dai. Questa cosa degli alberi così bellissima, ragazzi, non so perché, non vorrei che magari siano rimasti senza acqua o senza, e mi indica che in pratica sarebbero secchi. Una volta che io metto l'acqua dovrebbero ritornare verdi, però non lo so, ragazzi, poi andrò a verificare. Non sapevo che diventavano di quel colore lì. Allora, qua ci accingiamo a fare la curvetta, pian pianino. Ok. Così, una volta che il nostro rafano olifero sarà pronto, sarà germogliato, ci passiamo sopra o con un coltivatore o con questa stessa. Adesso vediamo. Io questa l'ho affittata, ragazzi. Non sto comprando l'essenziale, proprio quello che mi serve. Non sto facendo grandi spese, anche perché insomma soldi non ne ho, c'ho un bel debitino da rendere e pian pianino, una volta che riesco a far partire la fattoria un attimino e a cominciare a far produrre i nostri animali, poi insomma io penso che il debito pian pianino, un po' per volta, riusciremo a rendere tutto. Ragazzi, i campi dello Svina Map sono pazzeschi, guardate qua, il campo in mezzo al bosco, ragazzi, il campo in mezzo al bosco è andato a fare, bella veramente, sta mappa, c'è stato un momento, vi dico la verità, che stavo prendendo l'idea di abbandonarla,
ve lo dico onestamente, la mia dolce metà mi ha schigato ancora una volta a riprendere in mano questa mappa. E non a tutti tutti, ragazzi, non a tutti tutti, perché veramente è una mappa che si differenzia un attimino dalle altre, il modo in cui è stata concepita, il modo in cui è stata fatta con i campi, questi sali e scendi, i tralicci della corrente che passano in mezzo, questi isolotti fatti di alberi, sassi, mucchioni di balle a bordo campo, cioè una cosa un po' differente, veramente ragazzi, veramente bella. Spero al più presto possibile che il nostro carissimo modder della mappa faccia qualche aggiornamento, perché insomma qualche problemino ce l'ha, però insomma niente a cui non si potrebbe riparare, ragazzi, dai. È chiaro che ci vuole qualche aggiornamento, qualche cosina dovrà fare, speriamo il più presto possibile. Però onestamente problemi grossi non ne ho riscontrato, c'è qualcosina nei campi da rivedere un attimino, però vabbè, ci sta, dai, niente di che. Per il resto vedo che sta funzionando tutto, ragazzi, anche a livello di animali, tutto quanto sta funzionando tutto, non mi posso lamentare. Adesso fra un po' andremo a vedere la trebbia a che punto è. Io qua avevo fatto il bordo, però vabbè, niente. Facciamo così, facciamo tutto quello che ci riesce a seminare, tanto chi fa niente, dai, va bene così. Ok, tiriamo su e ripartiamo giù la seminatrice. Ok, avviciniamo un attimino perché mi sto avvicinando al traliccio. Allora, io direi di passarli così di fianco, pian pianino. Ok, perfetto, ci siamo, ragazzi. Non mi sono reso conto se per caso era uscita la scritta del nostro aiutante. Non ci ho badato, ragazzi, però adesso andiamo a vedere. Allora, facciamo così, fermo un attimo perché non vorrei che ci sia la trebbia ferma. Mi scarrello un attimo, ragazzi. Allora, andiamo a vedere la nostra trebbia. No, ce n'è ancora. Perfetto, sta ancora andando. Io direi già che sono qua, la scarichiamo, ragazzi. La scarichiamo. Allora, siamo così. Accendiamo il nostro bestioncino. Allora, ci andiamo incontro, anche perché penso che, ragazzi, devo andare a scaricare. Devo andare a scaricare, perché questa volta il rimorchio penso che me lo riempa. Sì, sì. E siamo al 66%, ce la dovremmo fare, eh. È un bel campetto questo, adesso vi apro la mappa, ve lo faccio vedere, ragazzi, cosa sono andato a trebbiare. Un attimino che scarico la nostra bambina. Eccomi qua. Vediamo un attimo che... Sì, ragazzi, ho preso questo rimorchio perché in questi casi come oggi, questo campo enorme, questo campo grossissimo, ho detto, se sto lì con il camiettino motrice, il rimorchietto dietro da 7-8 mila litri, voi mi capirete che non è possibile. Allora cosa ho fatto? Ho preso questo rimorchio che scarica per spinta del pistone, in pratica non si solleva, che è quello che serve a me. E ho modificato il camminetto che c'avevo, gli ho messo, diciamo, il gancio per tirare su il rimorchio, così. Ci siamo quasi. Ha scaricato tutto? Ah,
Ah, Madonna, dai. Allora. Vabbè, al limite faccio un salto, finiamo il pezzettino del campo, ragazzi, faccio un salto lo stesso a scaricare, dai. Tanto tempo per il momento ne abbiamo. Allora, volevo fare aprire una parentesi e salutare un attimino gli amici Nico, Zidane, Matte, Andreotti, tutti quanti. Ragazzi, questa settimana va così perché sto facendo la notte e purtroppo il tempo è quello che è. Dalla settimana prossima sono in ferie, avremo modo di beccarci un po' di più, magari gireremo anche qualche video assieme, d'accordo? Non vi ho mollato, ragazzi, non pensate male, non vi ho mollato, il discorso è che sto facendo la notte. E il tempo è un po' quello che è, sono un po' di corsa, però è solo questa settimana, poi della settimana prossima sono in ferie, avremo modo di vederci. Allora, ragazzi, vado a scaricare. Come vedete non è finita, guardate il campo che c'ho ancora, questo campo e c'ho ancora, ma però io aspetta, io riesco a uscire, aspetta, perché non vorrei. Ragazzi, vi apro la mappa e vi faccio vedere un attimino il campo che sono andato a fare. Eccoci qua, ragazzi. Stiamo lavorando sul campo 50. Guardate qua. Non è piccolo, una bella bestia. Una bella bestia di campo. Però ho detto, vabbè, 22.000 euro mi fanno comodo, ragazzi. Sì, è un po' uno sbattimento, un po'. Però, vabbè, ci sta. Io sono dell'idea che se uno ha passione per farmi, pian pianino facciamo tutto. Poi non è detto che la devo finire oggi stesso, ragazzi, magari se non riesco la finisco in un altro momento, vediamo un attimino, dai. Come vedete mi sono fatto una sorta di stradina per non passare mai sopra. Ragazzi, mi raccomando, quando trebbiate, quando lavorate sui campi, non passate mai sopra il raccolto, non è bello da vedere. Soprattutto perché stiamo giocando in un farm simulator, in una simulazione. E nella vita reale passare sopra raccolti non esiste, mi raccomando. Qualcuno l'ho visto, qualcuno l'ho beccato. E non è bello, non è bello da vedere. Soprattutto per chi fa i video non è bello da vedere. Allora, adesso vi dicevo il discorso che ho perché ho preso questo rimorchio qua, ragazzi. Vedete dove devo scaricare? Cioè, se io vengo in un magazzino del genere con un rimorchio che si solleva, guardate voi ragazzi lo spazio che c'è, non vado da nessuna parte. Invece con questo rimorchio qua, che abbiamo il pistone dentro che spinge, abbiamo risolto il problema. Guardate ragazzi, io tiro sul portellone che già va a toccare sul soffitto, però come vedete sta venendo avanti il pistone che spinge il carico verso fuori e scarica il nostro rimorchio. Vedete? Perfetto. Siamo arrivati al 73%, dai, non siamo messi male ragazzi, non siamo messi male per niente. Adesso piano piano devo uscire da qua. Mamma mia ragazzi. Allora, vediamo di non fare danni. No, 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 no. Aspetta, stringo un pelino. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Torniamo in campo e poi facciamo un salto alla nostra. Allora, aspettate, io passo da qua. Ragazzi, faccio queste stradine qua per non stare lì a fare tutto il giro perché sennò veramente non la finiamo più. Ok, passiamo qua. Sentite il sound del nostro trattore stradale stile vecchio tipo, cioè questo è un camion proprio veramente datato ragazzi, il D754, sempre un camion ungherese, è entrato a far parte dei mezzi lavorativi mi sembra dagli anni 40 ragazzi, perché ho fatto una ricerca su internet, 40 al 49, adesso non vorrei sbagliare però giù di lì, eh. Parliamo di quelle date lì, è un camion degli anni 40 questo ragazzi, veramente tanta roba.
Ok, io direi che lo fermiamo qua, intanto la nostra trebbia va avanti e torniamo in campo, lo spegniamo. Via, torniamo dal nostro case. Eccoci qua, scendiamo. La seminatrice, no, era già giù, la rimettiamo giù. Via, si è rifatto ragazzi. Ok, pian pianino. Così, qua in questo campo, ragazzi, adesso vediamo, posso incominciare a mettere, o faccio un campo di dorzo in modo che facciamo le balle, comunque ci serve anche il mangime, sia per le galline e per gli stessi maialini. O magari facciamo un campo d'erba per le pecore, vediamo, però l'erba possiamo andare a prenderla da qualche altra parte, ragazzi, non è un problema. Magari faccio un campo d'orzo, vediamo un attimino, dai, vediamo come. Perché devo incominciare a fare delle scorte, perché non posso andare avanti a comprare sempre dal silo, anche perché l'obiettivo che mi sono prefissato, ragazzi, è quel silo lì, è di tirarlo via. Dopo devo andare avanti con i miei prodotti. Però è chiaro che adesso siamo all'inizio e ci vuole un attimino di tempo. Devo cercare su tutti i fronti di far partire bene la fattoria. E pian pianino ce la sto facendo, dai, ci vuole un po' di tempo. E soprattutto, ragazzi, dico soprattutto di rendere il debito, perché non è poco, eh. Non è poco il debito che ho. Però ci sta, nelle fattorie, nelle aziende. I finanziamenti, queste cose qua, il mutuo ci sono per le case, ma ci sono anche per le fattorie, gente che magari va a prendere fattorie vecchie, a rimetterle a posto, fanno queste sorte di finanziamenti, di mutuo, ci sta, nella realtà ci sta, ragazzi. E io ho fatto in pratica la stessa cosa. Ho detto, mi faccio un bel po' di mutuo, vaffagnocchi, pace e amen. Così dopo, pian pianino, incomincio a farla partire. È quello che sto facendo. Per il momento, ripeto, problemi grossi non ce ne sono, ragazzi. Allora, questo pezzo qua l'abbiamo quasi finito. Ne resta il pezzo di giù da fare. Poi vediamo ragazzi, perché non lo so se comprare seminatrice, se comprare. Perché intanto ragazzi, voglio dire, due camping, perciò voglio dire, non è che devo stare lì a comprare attrezzatura, secondo me conviene affittarla. E poi magari lo faccio anche, così andiamo a usare anche un po' tutti i mezzi, ragazzi, perché se io compro questa sono costretto a usare sempre questa. Non è che ogni 2x3 vendo e vado a comprare un'altra seminatrice. Invece affittandola, oggi sto usando questa, magari in un altro momento vado a affittarne un'altra. Anche questo non sarebbe male, ragazzi, cambiare un po' i mezzi ogni tanto, usare mezzi diversi. Ok, tiro su perché qua abbiamo finito. Adesso andiamo a fare. Ah, c'è un pezzettino qua. Andiamo poco poco giù. Ok. Questo l'ho fatto? No, è da fare questo qua. È un pezzettino, però lo facciamo, dai, non ci costa niente. Abbassiamo. Ok. Perfetto. Allora, adesso riparto a fare questo pezzo. Ok, perfetto. Poi, una volta che spunta fuori il rafanolifero, seminiamo e poi diamo l'ultima fertilizzazione, che vediamo un attimino come farla l'ultima fertilizzazione, ragazzi. Stavo pensando, siccome l'ho comprato quello, stavo pensando di usare l'irroratrice, ragazzi. Andiamo a usare l'irroratrice invece che usare sempre il solito carretto spandi fertilizzante. Questa volta andiamo in giro con l'irroratrice.
Penso che quella che ho comprato io dovrebbe avere, adesso non mi ricordo di preciso, 24 metri o 28, non mi ricordo. Vabbè che possiamo andare a vederla, non è un problema. Allora, ok, preso, saliamo su, eccoci qua, la famosa scritta, ragazzi, vedete, la I-80 è un serbatoio di raccordo a pieno. Finisco sto pezzo, tanto un po' di tempo ce l'abbiamo, dai. Ok, dai, andiamo. Allora, torniamo un pelino indietro. Via, riparte. Io ho visto che ce n'è ancora un pezzettino. Allora, torna un pelino indietro e riparte. Via. Ok. Poi c'ho anche, ragazzi, c'ho anche il campo 25, che è il nostro, anche quello è da fare. Allora, ci mettiamo un attimino di nuovo in posizione, abbassiamo la nostra seminatrice e ripartiamo, ragazzi. Faccio questo tratto qua, poi andiamo a vedere la nostra trebbia, così la scarichiamo. Pian pianetto, ci portiamo avanti. Poi, ragazzi, sto preparando anche qualcosa sulla De Pacific, andremo a fare, sì, arrivo, ho visto, andremo a fare un video sulla silvicoltura. Facciamo un po' di legna, ragazzi, facciamo un po' di legna, visto e considerato che ci hanno dato tanta roba per fare la legna, ho detto ma sì, dai, facciamo anche un video sulla legna. Ho già preparato qualcosina e poi vediamo, appena c'ho tempo, appena riesco, girerò anche quello. È questione di giorni ormai, ragazzi, ci siamo quasi, dai, ancora 2 giorni di lavoro, poi entro in ferie e un attimino stacchiamo la spina. Ok ragazzi, io direi di andare in campo dalla trebbia, la vuotiamo e poi facciamo i saluti, perché con i tempi ci siamo, eh? Dai, mi fermo un attimo qua, mi scarrello un attimino, eccoci qua, andiamo a vedere la nostra trebbia, è già ferma ragazzi, pensavo di avere un po' più di tempo, però invece è già ferma. Vabbè, noi la scarichiamo lo stesso, non c'è problema. Così. Ok, ragazzi, sto facendo avena, eh. Quello che vedete è avena. Ce ne servirebbe un po' per i nostri cavalli, però io, lo sapete anche voi, ogni volta che finiamo un campo non ce la porta via, ce ne lascia un po'. Invece di venderla, me la tengo dietro e la metto nei silos. Ragazzi, la mettiamo nei silos così anche questa la possiamo usare per i nostri cavalli. Racimoliamo un po' di raccolto per i nostri cavalli, ripeto ragazzi, dobbiamo fare le scorte. L'avena per i cavalli va benissimo. Ok, perfetto. Ragazzi, dai, facciamo i saluti. Come sempre, spero che il video vi abbia fatto piacere. Anche oggi ci siamo fatti qualcosina di diverso, una missione, sto iniziando a preparare i campi. E niente, dai, vi do appuntamento al prossimo gameplay e spero di trovarci anche con il gruppo dei ragazzi. D'accordo? Un abbraccio a tutti da Zingarello. Ciao ragazzi, siete grandi!